Buonasera, mercoledì 12 maggio 2021! Confermo tutto. Annuisci? Di che parliamo oggi? Purtroppo dobbiamo parlare ancora di Covid, pandemia, vaccini e via discorrendo, turismo vaccinale, turismo estivo. Sembra una puntata fotocopia di quelle passate. Va bene, sigla! Non è una fotocopia, non può essere una fotocopia perché abbiamo notizie freschissime, chiaramente lo scoop di giornata, fresco di giornata oserei dire, no? Allora, dai, sparano subito lo scoop fresco di giornata. Allora, praticamente il Covid cinese, quello di Wuhan, Covid-19 e così via, non è l'originale. Cioè, i Da cinesi hanno copiato. dati un... Sono nati per copiare. Praticamente, gli stati da Filadelfia, negli Stati Uniti, arriva questo studio che ci dice appunto che il virus circolava già da ottobre 2019. Quindi, quello di Wuhan alla fine è già praticamente Allora, una scuola. prima domanda, circolava già da ottobre 2019 in che posto? Allora, tu sai bene che circolava in Cina, ma circolava anche in Italia perché non è stato detto, ma si sa che ci sono diverse persone che sono ammalate già prima del paziente zero a gennaio del 2020. Questo No, sono non è dati. che si sa, cioè non è che la butti là così, è che È notorio. Persone che avevano fatto, che erano sotto controllo magari per terapie oncologiche e quindi avevano fatto prelievi di sangue già a settembre, ottobre 2019, poi hanno rianalizzato gli stessi prelievi e hanno verificato che Gli anticorpi avevano o direttamente gli già il anticorpi. sistema immunitario. Sì, ma non solo, c'erano anche tantissimi casi di polmoniti atipiche. Vabbè, ma tornando allo studio di Filadelfia, quindi ha accertato che andava già in giro, però non sappiamo dove, nel mondo andava in giro. E qual è la seconda domanda che mi viene da proferire nei confronti di questo studio? È, non è quello originale, ma quello originale qual è allora? Ormai non ci interessa più, tanto più che c'è un altro studio. Ecco Quando ancora, sei un maestro nel mestare, nel torbere, nel non dare risposte a un altro io studio. fornisco solo i fatti separati dalle opinioni, cioè c'è questo rapporto indipendente, perché questa è la cosa importante, noi chiaramente siamo indipendenti. Lui si dice che la pandemia poteva essere evitata, non tanto perché si poteva prendere, diciamo, di petto il virus già a ottobre del 2019, quanto perché è stato perso un mese, a questo punto più di un mese, dalla fine del 2019 fino a tutto gennaio e poi febbraio 2020, in cui, diciamo, la maggior parte dei paesi occidentali non hanno mosso un dito rispetto a quello che andava succedendo, che in quel caso si sapeva. Vabbè, ma questo è lo studio del senno del poi. Questo studio l'ha commissionato l'OMS. L'OMS è il principale responsabile di tutto quello che è accaduto e che stai citando tu. Perché ha minimizzato, perché diceva che non era niente, perché diceva che in Cina era tutto sotto controllo. O mi ricordo male. Vabbè che mi sto invecchiando, però, non è che era tanto tempo fa che Diciamo si... gli si è un po' ritorto contro, questo effettivamente è vero. Tra 30-40 anni sapremo forse la verità. Sì, stiamo ancora aspettando la verità di Ustica, figurati se esce la verità del Covid-19. Comunque, sempre per fare chiarezza, c'è adesso questa guerra tra l'EMA, poi naturalmente l'Istituto Superiore di Sanità italiano, e la Pfizer, Pure perché il comitato tecnico-scientifico ha detto qualcosa poi sull'argomento. il richiamo si fa adesso dopo 21 giorni, dopo 3 settimane, perché Pfizer, in base agli studi che ha fatto, dice che si deve fare dopo 3 settimane. Adesso non si sa perché. E chi dice no, si deve fare dopo 42. Ma tutti questi numeri ce li vogliamo giocare all'otto? Allora, caro lei, è il solito gioco che siccome hanno visto che con Boris Johnson ha funzionato di dare subito la prima dose a tutti, Va bene. questo è il motivo, diamo solo le prime dosi e le seconde allunghiamo, diciamo che 42. Ma la cosa triste è che per avvalorare di cosa scientifica si va a bussare al comitato tecnico-scientifico, si va a tirare la giacchetta all'EMA, si va a convincere l'Agenzia Italiana del Farmaco. Alla fine della fiera Pfizer ha detto: il nostro vaccino è stato autorizzato con i documenti e gli studi, con il richiamo a 21 giorni.
Perché vi dovete inventare menate del genere? L'effetto finale è che ci sarà tanta confusione per utente che adesso già diciamo preso nel mezzo di tutte le storie con AstraZeneca, quando andrà lì gli diranno no, questo si fa dopo 42 giorni. L'interessato, il paziente, penso che un po' si incazza, nel suo piccolo si incazzerà. Che confusione. Però abbiamo un video appello di Luca Barbareschi. Luca E Barbaressi. per colpa anche della pandemia, va bene, nel senso che siamo stati tanto a casa, in poche parole abbiamo abdicato alla produzione italiana o europea Ma la produzione di di prodotti televisivi. che? Ah, e beh, dillo subito! Mamma mia, prodotti televisivi. Quindi ci mancano le soap opera, le sospirate, le fiction TV della Rai, Per chiaramente sottometterci a Sky, a Netflix, alla produzione americana anglosassone, a quella in lingua inglese, non solo, i TG invasi dalle notizie sulla Casa Reale, sul Quello ti ci Mediterraneo. sei messo pure tu, eh. Però per quanto riguarda la produzione italiana, cioè questa è la solita storia, invece di guardare la luna, quelli guardano il dito che indica la luna. Barbareschi non ha capito che se la gente andrà su Netflix e su Sky è perché le produzioni italiane di Rai e Mediaset hanno abbottato, cioè sono sempre le stesse, carta copiativa, sospirato, cioè non se ne È può più. lamentato, cioè adesso stanno producendo un'altra serie sui miti greci, come è stato fatto poi per Spartacus, per tutte le serie, no, dell'antica Roma e via discorrendo. Ma se loro le sanno fare, fanno delle ottime produzioni, ottima qualità con grandi cast e via discorrendo. Non c'è il politicamente corretto, perché poi questa è la cosa più angustiante delle produzioni. 6 milioni, chiaramente, se Hollywood sta in America, se dove si producono i bei film, eccetera, non è colpa di nostra o di conto terzi. Se tutto il mondo parla inglese e vuole sentire in lingua originale, questo motivo ci sarà o no? O no, direbbe sempre il altro che Nostro colpa. amico, lo dovremmo chiedere a Barbareschi. Vabbè, dai, andiamo a stringere e a chiudere, che qua il tempo è tiranno. Forza, dacci la chicca della serata. Chiudiamo, la chicca della giornata è questa. C'è un'intervista in esclusiva a Giuseppe Conte sul Fatto Quotidiano. Lo sapevo, lo dovevi citare pure oggi. Non se lo caga più nessuno, solo il bravo giornalista della Valle Peligna. No, Allora, no, no, il Fatto Quotidiano, è Fatto Quotidiano, vabbè. Grande testata. Allora, che Marco Damm. dice all'organo di partito Giuseppe Conte? Alleati del PD, ma non subalterni. Cioè, Conte non ha mai sottostato a nessuno. Neanche al PD. Buona serata! A domani.